Eccoci qua, amici. Allora, primo video dell'anno in terre liguri e prima passeggiata dell'anno qui in Liguria. Allora, ho deciso che questi giorni che sarò qui esplorerò un po' i dintorni che non ho ancora esplorato e niente, vado a fare delle passeggiate attorno alla città di Genova, quelli che mi ispirano di più. Utilizzando, ho trovato queste tips, questi giri, itinerari, nella app di Komoot. Allora, adesso sono partita dall'eremo di Sant'Alberto, questo qui, e niente, faccio il giro del Monte Contessa. Intanto adesso guardo la mappa se vedo che sono giusta e poi niente, farò foto e video. Eccolo qua, mare. Eccolo lì, il punto 2 segnato sulla mappa, raggiunto. Dovremmo essere in cima a Monte Contessa e questa è la vista dall'alto su Genova, che è avvolta da tutti questi monti che prima o poi scalerò tutti. E anche laggiù si vede. Parlando anche un po' con le persone del posto, mi hanno detto che al momento ci sono, specialmente nei boschi, mezzo ai brecan, come queste, cinghiali che attaccano se hai il cane, quindi Taira è a casa sul divano, non l'ho portata per precauzione. Al momento non vedo grossi pericoli, però non si sa mai. Ci sono anche lupi, ma non credo siano così in basso, perché comunque siamo a 500 metri più o meno, 530, e sicuramente non sono così in basso. E in tal caso, o in caso contrario, faranno fuori me. Ecco il vento che vi dicevo, qui adesso che si è aperto e siamo usciti dal piccolo boschetto, tira un'aria frizzantina. Allora, consideration, siamo scesi dal monte, stiamo adesso nella strada del ritorno. Considerazioni: adesso la strada è asfaltata, quindi è tranquilla. Il giro è abbastanza semplice. L'unica cosa da segnalare è l'ultima discesa. Ci sono pietroni, c'è ghiaia, si può scivolare. Io che sono una mezza sega e ho le ginocchia andate, l'ho sentita. Non ho neanche le scarpe adatte perché è nato così questo progetto last minute di fare le passeggiate e non mi sono portata la roba adatta. Ho le scarpette, queste da corsa, quelle vecchie straconsumate. Comunque niente, è stato un bel giro, non ha fatto neanche troppo freddo, sono contenta. Adesso vedrò un attimo come modificare, come girare questo video, vediamo un attimo. E niente, pensavo di ritornare per la strada asfaltata, invece no, c'è di nuovo un pezzo di bosco, anzi siamo in mezzo a un trail per mountain bike. Infatti qui è segnato l'arrivo al nostro eremo di Sant'Alberto. Dai che si vola, mezzo ai brecane. Eccoci qua, siamo ritornati sulla strada battuta.
battuta. Laggiù, proprio lì dietro, c'è il punto di arrivo. Comunque di asfalto proprio poco, quindi direi che è tutto un sentiero oppure tutta strada battuta. Quindi è bello perché siamo immersi proprio nel bosco e nella natura. Hola. Allora, eccoci qua. Siamo tornati a casa dopo il tour che abbiamo fatto oggi. Il Giro d'Anello del Monte Contessa è stato, l'ho trovato intanto grazie all'app che vi dicevo di Komoot, ve la consiglio, vi trova tutti i percorsi, tutti i trekking da fare in base a dove vi trovate, si apre la mappa e ci sono tutti i sentieri, quindi io ne ho già tirati fuori 10 da fare qui dintorni e man mano li farò. Al rientro sono anche riuscita a fare un salto a visitare l'eremo e ve lo consiglio, molto carino. E in finale di video c'è anche Tyra che oggi si è rilassata qua a casa, che non ti ho portato perché lo so, ti mangiano i cinghialotti, o mangiano me, non lo so. E comunque, niente, un saluto e alle prossime avventure.